Bene, abbiamo visto nelle lezioni precedenti come si risolvono equazioni del tipo seno di x uguale a un numero a. Abbiamo visto che questa è un'equazione elementare in seno. Se il valore di a è compreso tra meno 1 e 1, l'equazione ha soluzioni. E le soluzioni si trovano utilizzando la proprietà, cioè principalmente di periodicità della funzione, okay, e gli angoli associati normalmente. Le soluzioni normalmente sono 2 nel periodo x1 e x2, e a queste due vanno sommate le multipli interi del periodo, dove x1 e x2 sono comprese normalmente tra 0 e 2π greco, visto che 2π greco è il periodo. D'accordo? Ok, quindi qui utilizziamo gli angoli associati e gli angoli notevoli. La stessa cosa funziona con le funzioni delle equazioni in coseno di x uguale a b. Anche qui abbiamo soluzioni solo se b è compreso tra meno 1 e 1. Anche in questo caso normalmente ci sono due soluzioni, a cui va aggiunto la periodicità, 2kπ greco, 2π per k, come preferite, con k numero intero relativo. Poi ci sono le equazioni in tangente che abbiamo visto, di tangente di x uguale a, che ne so, a c. Qui c può essere un numero reale qualunque, non ci sono limitazioni. E anche in questo caso ho una soluzione, anziché due nel periodo, quindi nell'intervallo 0π greco, oppure se preferite meno π greco mezzi, π greco mezzi, a cui vanno aggiunte tutti i multipli del periodo, che in questo caso è π greco, ma anche qui k è un numero intero relativo. Abbiamo visto due metodi di soluzione, col cerchio goniometrico oppure con la soluzione grafica. Oggi vedremo un passetto successivo, cioè le equazioni che, pur non essendo elementari, in realtà sono riconducibili a equazioni elementari. D'accordo? Domande fin qua? No. Vediamo un esempio. Facciamone uno non troppo banale, che è ad esempio questo. 148, 4 per coseno alla seconda di x meno 1 uguale a 0. Troviamo le soluzioni, tutte le soluzioni di questa equazione. Questa è un'equazione goniometrica, per quale ragione? Perché la x è argomento, si dice, cioè è dentro una funzione goniometrica. Questa equazione non è direttamente un'equazione elementare perché? Perché non è del tipo visto in precedenza, non rientra in quelle tre, però possiamo farcela rientrare. La tecnica che si usa, la tecnica principale in questo caso, vedete che qui c'è il coseno di x, ma è elevato alla seconda, quindi in realtà è un'equazione al secondo grado in coseno x. Quindi la cosa più semplice da fare è dividere il procedimento di soluzione in due parti. Utilizzo quello che si chiama una tecnica molto utilizzata in casi di questo tipo, che è il cambio di variabile. Cioè passo da questa equazione, che è goniometrica, a un'algebrica. Semplicemente chiamo coseno x in un altro modo, lo chiamiamo per esempio y, oppure t, oppure z, un'altra lettera in sostanza. Se lo faccio, la mia equazione diventa 4 volte y alla seconda meno 1 uguale a 0. E diventa un'equazione algebrica di secondo grado di y. Qui posso utilizzare diverse strategie. Per esempio, posso vedere che questa è una differenza di quadrati, oppure posso utilizzare la formula risolutiva generale dell'equazione di secondo grado, come preferite. Quindi questa posso scomporla in
2y meno 1 per 2y più 1 uguale a 0, e usare la legge di annullamento del prodotto. Il prodotto di queste due parentesi è 0 se è 0 la prima parentesi oppure se è 0 la seconda. Quindi da questo ottengo due possibili soluzioni. La prima, 2y meno 1 uguale a 0, che mi conduce alla prima soluzione, y1 che vale un mezzo. Oppure 2y più 1 uguale a 0, che mi conduce alla seconda soluzione, y2 uguale a meno un mezzo. Qui ho cercato di farla veloce, se no, se preferite, potete usare la formula risolutiva dell'equazione di secondo grado, è identico. Che c'è quella col delta per capirci. Trovate le soluzioni in y, mi ricordo cos'era y, cioè y è cosen x, io devo dare le soluzioni in x. Quindi dalla prima di queste due soluzioni, cioè da y1 uguale a un mezzo, torno indietro e chiamo y col suo vero nome, cioè cosen x uguale a un mezzo. E ho un'equazione goniometrica elementare. Ecco che mi riconduco a un'equazione elementare. Ok? Questa l'avevamo già vista a suo tempo, quindi cerco di risolverla andando un pochino più veloce del solito, se posso, se no fermatemi a dirmi di rallentare. Usiamo il cerchio goniometrico. Essendo un'equazione in coseno, il valore di un mezzo lo riporto sull'asse orizzontale. Quindi qui prendiamo il valore di un mezzo e lo riporto sull'asse orizzontale, quindi segno questo punto. E poi mi chiedo quali sono gli angoli che hanno coseno un mezzo, quindi interseco con una retta verticale, e determino due punti. Il primo, chiamiamolo P1, individuato dall'angolo X1, e poi lo secondo, P2, che posso immaginarlo o come un angolo positivo, questo è X2, oppure come un angolo negativo, indifferente. Quindi la prima soluzione, X1. Scusate, voglio scrivere in nero qui. Il primo angolo, cioè quello che ha come coseno un mezzo, è coseno, ripeto, x1 uguale a un mezzo, x1, angolo notevole, primo quadrante, vale pi greco, terzi, scusate, non sesti, ma terzi, 60 gradi. Il secondo angolo, x2, ha lo stesso valore del coseno, ma dagli angoli associati sappiamo che il coseno di 2π meno alfa vale quanto il coseno di alfa. Quindi x2 posso prenderlo come 2π meno π terzi, cioè 5 terzi di π. O se preferite, altra possibilità è che sia meno π terzi. Perché, data la periodicità del coseno, questo 2π posso metterlo o non metterlo. Quindi le soluzioni principali sono, fatemi cerchiare in verde, π terzi e 5 terzi di π, per cui tutte le soluzioni sono x1 uguale a π terzi più 2kπ, x2 5 terzi di pi greco più 2 kπ greco. Queste soluzioni, ripeto, ci vengono da y1, cioè cosen x uguale a più un mezzo. Adesso dobbiamo affrontare l'altro caso, cosen x uguale a meno un mezzo, cioè questa parte qui, dov'era? Ecco, questo. Da questa soluzione ci vengono pi greco terzi e 5 terzi pi greco. Adesso vediamo questa. Ok? Quindi abbiamo coseno di x uguale a meno un mezzo. La procedura è identica alla precedente, questa era y2, sempre il cerchio goniometrico. Stavolta il meno un mezzo lo riportiamo a sinistra, qui c'è meno un mezzo. I punti sul cerchio goniometrico che hanno coseno che vale meno un mezzo sono questo punto, chiamiamolo P, in questo caso P3,
visto che P2 e P1 li abbiamo già usati, e questo lo chiamiamo P4. Questo è l'angolo X2 e X3, scusate, questo è l'angolo X4. Qual è l'angolo nel terzo quadrante che ha coseno uguale a meno un mezzo? Coseno di X3 che vale meno un mezzo. L'angolo è imparentato ovviamente con l'angolo il cui coseno è un mezzo e sarà pi greco meno pi greco terzi, cioè 2/3 di pi greco. Angolo nel secondo quadrante. L'altro, X4, sarà pi greco più pi greco terzi, 4/3 di pi greco, sempre per quanto già visto a suo tempo in termini di angoli associati. Quindi ho altre due soluzioni, x3 che vale 2/3 di pi greco più 2k pi greco e x4 che vale 4/3 di pi greco più 2k pi greco, queste vengono da y2. Ok? Ci sono domande fin qui? Chiaro? Attenzione, fatemi riassumere quanto abbiamo visto fino ad adesso. Nota bene. Ridisegno il cerchio goniometrico. Abbiamo visto che le soluzioni principali trovate sono pi con 1 che corrisponde a pi greco terzi. Poi abbiamo pi con 2 che corrisponde a 5/3 di pi greco o meno pi greco terzi se preferite. Poi abbiamo visto P3 che era 2/3 di pi greco e P4 4/3 di pi greco. Ora se osservate P1 e P4 sono diametralmente opposti. Ok, questo angolo è piatto. Questo angolo è pi greco. Così come questo, quello tra P3 e P2. È vero? Mi seguite? Concordate? Vi torna? Perfetto. Quindi posso sintetizzare un poco meglio o in modo più semplice le soluzioni. Fatemele riscrivere come le avevamo scritte prima. C'era x1 uguale a pi greco terzi più 2k pi greco, x2 5/3 pi greco più 2k pi greco, x3 2/3 pi greco più 2k pi greco, x4 coseno 4/3 pi greco più 2k pi greco. Ora, queste due, questa e questa, posso vederle insieme perché tra l'una e l'altra c'è mezza circonferenza, c'è un angolo di pi greco. Quindi posso scrivere nello stesso modo. X1 e X4 posso esprimere in questa maniera. Pi greco terzi più, anziché 2k pi greco, più solo k pi greco. Perché posso passare da questo punto, da P2, scusami, da P1 a P4 con mezza circonferenza. Ripeto, da P1 passo a P4 con pi greco, poi da P4 passo alla successiva di P1 con un altro pi greco e via dicendo. Quindi queste due posso scrivere indicando una soluzione sola col periodo dimezzato, perché le due soluzioni tra di loro differiscono di un semiperiodo. Quindi scrivendo in questo modo inglobo sia questa che questa. Lo stesso posso fare con le altre due. X2 e X3 posso scrivere in un modo più compatto, che sarà 2/3 di pi greco più k pi greco.
In questo modo ho tutte le soluzioni in modo più compatto. Questo posso farlo tutte le volte che ho una situazione di questo tipo, dove ho due, quattro coppie di soluzioni, una opposta all'altra, una diametralmente opposta all'altra. Per cui ogni volta che ho questa, per tornare qui, per trovare un'altra soluzione, non mi serve fare un giro completo. Per trovare un'altra soluzione basta che faccio mezzo giro di circonferenza. Ok? E quindi posso compattare le soluzioni. Questo penso che è quello che fa il nostro testo, che addirittura usa il valore negativo. La soluzione corrispondente alla nostra P2 può anche essere scritta come, utilizzando il valore negativo dell'angolo, questa può essere scritta anche come meno pi greco terzi più tappa pi greco. È equivalente. Perché posso prendere per questo punto o il meno pi greco terzi o 2 pi greco meno pi greco terzi, uguale. Poi rimane comunque la semiperiodicità delle due soluzioni. Quindi a questa aggiungo mezzi giri, quindi angoli piatti, e trovo tutte le altre soluzioni. Ok? Intendiamoci, non è sbagliato scrivere in questo modo, riportare tutte le quattro soluzioni, ma questo ve lo dico perché se uno va a risolvere l'esercizio e arriva in questo punto e va a vedere sul libro e trova questa, dice: oh, ho sbagliato. Invece in realtà non è sbagliato, sono solo scritte le soluzioni in modo più compatto. Ok? Questo ve ne rendete conto vedendo la periodicità delle soluzioni. Pur avendo un'equazione in coseno, ho soluzioni dove le soluzioni sono riportate con una periodicità che è la metà di quella che dovrebbe essere, se fosse un'equazione in solo coseno e basta. Invece è un coseno quadro e questo dà la possibilità di semplificare le soluzioni in questo modo. Ok? Andiamo a trovare un altro esempio. Questo per esempio potrebbe essere un altro caso. Tutto chiaro fin qui? Facciamone un'altra riconducibile elementare quel coseno e prendiamo per esempio questa. Un altro esercizio che è questo, il coseno di y meno x più coseno alla seconda di x uguale a 0. Okay. Qui apparentemente ho un'equazione non elementare perché per due ragioni. La prima è che ho un coseno alla seconda e la seconda è che ho argomenti del coseno di tipo diverso. Qui ho x e qui ho pi greco meno x. Ok? Quindi l'equazione apparentemente non elementare in realtà lo è perché beh, la prima cosa che faccio uso gli angoli associati per semplificare questa espressione. Abbiamo già visto a suo tempo che il coseno di pi greco meno alfa vale quanto meno il coseno di alfa. Nel nostro caso, al posto di alfa, possiamo benissimo mettere la nostra x. Quindi qui dentro posso sostituire a questa espressione meno cosen x. Quindi l'equazione diventa meno cosen x più cosen 4x uguale a 0. E qui ho un'unica funzione goniometrica in una semplice variabile x. Anche qui quindi la cosa più semplice da fare è un cambio di variabile. Se chiamiamo y cosen x, l'equazione diventa meno y più y alla seconda uguale a 0. Qui è sufficiente fattorizzare, raccolgo una y e poi applico la legge di annullamento del prodotto, cioè avrò uno 0 qua e
o 1, 0 da questa parentesi. Quindi la prima soluzione, y1 uguale a 0, viene dall'annullamento del primo fattore, e poi y2 viene dall'annullamento di 1 meno y, che mi conduce a y2 uguale a 1. Quindi y può essere 0 oppure può essere 1. Anche qui torniamo indietro da y uguale a 0. Mi ricordo che y è cosen x, quindi cosen x è uguale a 0, e cosen x è 0 se x vale o 0, o pi greco mezzi più 2k pi greco, oppure 3 mezzi di pi greco più 2k pi greco. Ricordo il cerchio goniometrico, che è lo 0 è caso questo, quindi ho due possibilità, o pi greco mezzi o 3 mezzi pi greco per avere il coseno nullo. Vedete già direttamente adesso che queste due soluzioni sono diametralmente opposte, quindi anche queste posso riassumerle dicendo la soluzione x è, chiamiamola sempre x1, è pi greco mezzi più k pi greco senza il 2. Togliendo il 2 inglobo in questa scrittura tutte e due le precedenti, perché le due differiscono di un angolo piatto. La successiva soluzione, quella di y2 uguale a 1, mi conduce all'equazione cosen x uguale a 1. Qui invece ho una sola scelta. Il coseno è 1, qui c'è 1, se l'angolo è 0 più 2k pi greco. Quindi qui avremo in totale, quindi dalla prima, fatemi accerchiare in rosso, ecco, dalla prima soluzione questa, dalla seconda questa. Quindi il totale delle soluzioni sarà x uguale a pi greco mezzi più k pi greco su 1, oppure x2 uguale a 0 più 2k pi greco. Quindi 0, 2 pi greco, 4 pi greco e via dicendo. Okay, questo è l'insieme delle soluzioni della nostra equazione. Potete osservare qua in fondo. Qui mettono solo 2 pi greco, il 0, lo 0 non lo mettono, ma insomma, va da sé. Ok? Domande? Vediamo se troviamo qualcosa di tipo diverso. Giusto per cambiare. No, tutte queste equazioni di questo gruppo che vedete qui si risolvono con un cambio di variabile. Quindi si passa in quel caso un'equazione di tipo algebrico, si risolve quella e poi si torna indietro. Vediamo per esempio. Altro tipo, vediamo se riesco a trovarlo velocemente. Non era questa. Proviamo questa qua. Questa coseno di 2x più
il seno alla seconda di x uguale a 0, di 191. Qui ho apparentemente una doppia complicazione. La prima complicazione è il fatto che questa equazione è mista, coinvolge sia la funzione coseno che la funzione seno. Poi le due funzioni hanno potenze diverse, c'è cioè il quadrato del seno e c'è solo il coseno, e poi gli argomenti sono diversi, una ha il coseno di 2x, l'altra quello di x e basta. Qui è sufficiente e ricorrere alle formule di duplicazione e ricordarti che il coseno di 2x posso esprimerlo come, ho tre scelte, coseno alla seconda di x meno seno alla seconda di x, oppure 2 coseno alla seconda di x meno 1, oppure ancora 1 meno 2 volte il seno alla seconda di x. Quale di queste scelte secondo voi è la più opportuna? La terza. Perché? Perché nell'equazione ho, a parte questo, ho termine in sen x. Se uso questa, mi trovo un'equazione solo in sen quadro x. Quindi ho un'unica funzione goniometrica. Se usassi la seconda, avrei un'equazione con tutte e due le funzioni goniometriche, sia seno che il coseno. Quindi la più conveniente è la terza scelta. Quindi al posto di coseno di 2x scrivo 1 meno 2 volte il seno alla seconda di x, scusate, non alfa ma x, fatemi cancellare. Ecco. E poi mi avanzava un più sen quadro x. Uguale a 0. Qui posso semplificare, sen 2 sen quadro x più sen quadro x fa meno seno alla seconda di x. E qui posso usare il cambio di variabile, ma in realtà è abbastanza superfluo perché basta che porto l'1 a sinistra, divido per meno 1 e qui il quadrato di sen x è 1 se, basta prendere la radice, sen x è o 1 o meno 1. Quindi risolvo le due, quindi questo mi conduce a due equazioni elementari, sen x uguale a 1, che era il primo caso, anche qui un'equazione goniometrica piuttosto semplice perché il seno lo riporto sull'asse verticale, l'1 cade qui, quindi in questo caso ho un unico angolo soluzione, x vale pi greco mezzi, più 2kπ, chiamiamola questa x1. Non ho altre soluzioni perché in questo caso ho un unico punto che ha seno che vale 1. La seconda soluzione, sen x uguale a meno 1, per analoghi motivi mi dà un'unica soluzione possibile ed è meno 1, ripeto, è qua sotto, e l'angolo che ha seno meno 1 è o meno pi greco mezzi, oppure è 3 mezzi pi greco più 2kπ greco. Anche qui vedete che le due soluzioni sono a mezzo periodo di distanza l'una dall'altra. Quindi le due posso riassumerle, fatemelo riscrivere, x1 uguale a pi greco mezzi più 2kπ greco, x2 uguale a 3 mezzi pi greco più 2kπ greco. Queste posso metterle insieme e indicare le soluzioni come pi greco mezzi più kπ greco, inglobando la prima e anche la seconda, semplicemente dimezzando il periodo. Posso farlo ogni volta, ripeto, che ho coppie di soluzioni diametralmente opposte. Ok. Ci sono domande? Vediamo se qualcosa altro possiamo fare.
proviamo anche questa. Caso altro esercizio 2 per il seno alla seconda di x uguale al seno di 2x. In questo caso ho sì coinvolte solo le funzioni seno, ma gli argomenti sono diversi, in un caso x e in caso 2x. Devo ricondurmi a un'unica funzione coniometrica. Qui però la cosa è abbastanza semplice perché posso usare, come abbiamo usato prima, le formule di duplicazione per il seno. Il seno di 2x posso scriverlo come 2 volte sen x per il coseno di x. Ok? Quindi la nostra equazione diventa 2 volte seno alla seconda di x uguale a 2 volte il seno di x per il coseno di x. Qui la prima cosa da fare ovviamente è semplificare per 2. Divido per 2 a destra e a sinistra. Poi posso portare tutto a sinistra. No, seno quadro x meno sen x cosen x uguale a 0. Qui vedete che ho il seno in entrambi i termini, qui ho sen quadro x, qui ho sen x. Quindi posso raccogliere sen x a fattore comune. E ho sen x che moltiplica sen x meno cosen x. Ok? Quindi qui applico la legge di annullamento del prodotto. Io avrò quindi sen x uguale a 0 dalla prima, e se sia 0 il secondo fattore avrò un sen x meno cosen x uguale a 0. Ok, beh, la prima soluzione, che da qui cerchio coniometrico sempre, e ottengo che il seno è nullo in 2 punti, è nullo in questa posizione e in questa. Entrambe diametralmente opposte, quindi qui posso già riassumere le due soluzioni, che sarebbero 0 e pi greco, dicendo che x vale 0 più k volte pi greco. Li ho già messi insieme. Anziché scrivere 0 più 2k pi greco e pi greco più 2k pi greco, scrivo solo una soluzione, chiamiamola x1, che è 0 più la metà del periodo, k volte il semiperiodo. Ok? Un pochino più delicata è la seconda invece equazione. Qui posso usare diverse tecniche. La più semplice è questa, secondo me, che si applica però in questo caso particolare. Qui fatemela riscrivere in questo modo, sen x uguale a cosen x. Cioè questa parentesi è nulla se il seno meno il coseno è 0, cioè se il seno è uguale al coseno. Andiamo a focalizzarci un attimo sul cerchio coniometrico. Ci sono degli angoli particolari che hanno seno e coseno dello stesso valore. Ve ne ricordate qualcuno? Pi greco quarti, che è nel primo quadrante. Fatemelo indicare in verde. Il primo angolo è pi greco quarti. In questo caso il seno e il coseno sono identici, però non è il solo. C'è anche il suo diametralmente opposto, che è 5 quarti di pi greco. Qui, se
Seno e cosine sono uguali ed entrambi positivi. Qui seno e cosine sono uguali ed entrambi negativi. Di conseguenza avrò questa soluzione più la sua diametralmente opposta. Posso riassumerle dicendo che la soluzione è pi greco quarti più k volte il semiperiodo pi greco. E inglobo in questa scrittura sia il pi greco quarti che il 5 quarti di pi greco. E quindi la totalità delle soluzioni dell'equazione di partenza la posso scrivere come, quindi, x1 che vale 0 più kπ greco. Io preferisco mettere lo 0, il testo non lo mette, ma insomma, secondo me è meglio che sia esplicito. E l'altra possibilità è π greco quarti più kπ greco. Ok? La prossima lezione vedremo come possiamo comportarci quando, qui è un caso tutto sommato semplice, quando abbiamo a che fare con equazioni omogenee di primo grado, cioè lineari, in seno e coseno insieme, cioè quando è un'espressione che coinvolge sia il seno che il coseno dello stesso angolo. C'è una tecnica molto potente che si chiama la tecnica dell'angolo aggiunto, che ci conduce direttamente alla soluzione. Stavolta l'abbiamo fatta per via intuitiva, tra virgolette. Ok? Dovuto al fatto, a quale fatto principale? Il fatto che seno e coseno in questa equazione hanno gli stessi coefficienti. Magari un'altra equazione mi capita di dire qual è l'angolo in cui seno x è uguale, che ne so, a un mezzo del coseno x. In quel caso questo ragionamento non lo posso fare. Devo usare un'altra tecnica più generale, che però vediamo la prossima volta. Ok? Bene. Ci fermiamo qui.